non so che bisognesse neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia o l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembrava il treno anch'esso un mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Fuggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E con te re fai tirare, scoppiava nella via la bomba planetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava ai velluti e agli ori, pensava al magazzino della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione, forse una rabbia antica, generazioni senza nome. E urlavano vendetta e accecarono il cuore, dimentica pietà, scordò la sua bontà, la bomba sulla macchina a vapore, e la bomba sulla macchina a vapore, e la bomba sulla macchina a vapore. Vai! E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la battaglia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. Un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che era il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Come dall'altro treno ignaro, quasi senza freddo, nessuno immaginava di andare verso la vendetta, ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno, notizia d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. Ah, corre, 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 corre la locomotiva, pressibili il vapore sembra quasi cosa viva, e sembra dire contadini di curvi il fischio che si spargina. Fratello Montamere, che come mio dovere trionfia giustizia proletaria, trionfia giustizia proletaria, trionfia giustizia proletaria. E corre, 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 corre,
niente mai potrà tenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo schiante poi che giunga il manto della grande consolatrice, della grande consolatrice, della grande consolatrice. La storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo sorriso l'animale, la macchina buttò la piglia e l'amo. Esplose contro il cielo, poi il fuoco sparsi il velo. Lo raccolsero che ancora respirava. Lo raccolsero che ancora respirava. Lo raccolsero che ancora respirava.